Sono Rashi per ebrei, oggi mi sto scegliendo di Mesachet, Bavatra, Daf Ein Alef, e ora iniziamo dalla Mishnah dell'inizio della Mud. Dice la Mishnah, lo ita bol, lo ita gat, lo ita shovach, ben charivim, ben ishuvim, che se uno vendette un campo, nella vendita non è incluso un pozzo, anche se questo pozzo è necessario per irrigare il campo, e né il tino nel quale pigiano l'uva per la produzione del mosto, del vino, e né la colombaia nella quale sono colombe, sia se non vi è acqua nel pozzo e se non vi sono vigne accanto al tino, e sia se non vi sono colombe che popolano la colombaia, e anche se sono utilizzate, vi è acqua nel pozzo e il tino è uso, vi sono vigne accanto al tino e vi sono colombe, poiché queste cose sono cose importanti che non sono incluse nella vendita. E Zarechli Carlo Dera di Verabia Kiva, perché dice che se vende il campo e vuole attraversare il campo per giungere a queste tre cose, al pozzo, al tino, alla colombaia, deve acquistare il diritto dall'acquirente, mentre invece che non deve. Perché uno, la disputa, abbiamo già visto alcune volte, che secondo Rabbi Akiva è mujer, baigna fa mujer, che vende generosamente, perciò da tutto, mentre invece, cioè non da tutto, secondo Rabbi Akiva non, il pozzo, il tino e la colombaia non sono inclusi nella vendita, però dà completamente tutti i diritti, perciò deve acquistare il diritto di passaggio. Mentre invece secondo Chachamim uno non vende Yain Yafa, bensì Yain Ra'ah, e perciò neanche il diritto di passaggio non è incluso nella vendita. Cioè il venditore ha il diritto di passare, l'acquirente non glielo può impedire. Mudera Bakiva, bisbanci amarlo, chutzmielo, se non sarebbe capo. Però se disse, tranne, se il venditore del campo disse che queste cose non sono incluse, che non deve acquistare il diritto di passaggio, poiché normalmente queste cose non sono incluse lo stesso, abbiamo già imparato questo, e siccome lo dice, deduciamo da ciò che limita la vendita per una cosa ancora maggiorata, e perciò non include il passaggio. Cioè che l'acquirente non ha acquistato il diritto sul passaggio e perciò rimane in possesso del venditore. Adesso se al contrario, se vendete il pozzo o il tino o la colombaia o un altro e trattenne il campo per se stesso, perché va omer e non sarebbe l'acquirente non deve acquistare il diritto di passaggio, poiché gli ha venduto tutto, incluso il diritto di passaggio. Invece l'acquirente deve pagare per il passaggio che non è incluso nella vendita. Questo è tutto ciò che si tratta nel caso di una compravendita. Però nel caso in cui uno dà un regalo, dà tutto e perciò include anche il pozzo, il tino e la colombaia. E naturalmente anche immagino, io penso che anche altre cose, poiché uno che dà un regalo le dà Yain Yafa, generosamente, invece anche cose che non sono incluse, in questo caso sono incluse. Adesso un altro caso, Achin Shechalku Zechu Besadeh Zechu Bekula, se i fratelli che spartirono tra di loro l'eredità, quando si spartirono, ognuno prese una parte, la sua parte, e
ciò significa che ognuno prese quella parte che è una transazione finale e finisce lì e perciò riceve tutto ciò che era nel campo e perciò se c'era un pozzo, un tino, una colombaia e allora colui che lo ricevette sulla sua parte ne riceve anche questo. E nessuno non pensa di trattenersi, di dividersi queste cose tra gli altri fratelli. Il Zikmen sei a Ger, uno che fece Hazakah, la proprietà di un Ger che non aveva, un convertito che non aveva eredi, Erzik Sadeh e Erzik Kula. Se fece Hazakah, fece un'azione d'acquisizione nel campo e acquisì tutto. Anche le altre cose che sono nel campo. A Magdeshta Sadeh, se uno consacrò un campo, Igdeshet Kula, questo Tanakhama è dell'opinione che include anche il pozzo, il tino e la colombaia che sono nel campo, poiché uno che, questo Tanakhama è l'opinione che uno che Magdesh, che consacra Vajna fa generosamente. Rav Shimon Omer, Amakdisha Tzadeh, lo Igdish Ela et Acharuv Amurkav et Asadano Shikma. Che uno che consacra il campo e consacra anche persino come ho visto, il carrubo innestato e io penso che sempre che quando dice Sadana Shikma, che Sadana mi ha detto che è un ceppo, cioè quello che rimane dell'albero tagliato, però io penso che intende dire il tronco dell'albero, non il ceppo, poiché sempre dice che è una cosa che ha parecchio valore, che è una cosa indipendente, che è una cosa importante, e probabilmente è perché è un legno pregiato e perciò ha parecchio valore e perciò normalmente non è incluso nella vendita, però in questo caso è incluso nella consacrazione del campo, però non include il pozzo e il tino e la colombaia, poiché è l'opinione veramente più avanti la Gemara dimostrerà che questa non è la sua opinione, questa è l'opinione di Rabbanan, lui lo dice solo secondo l'opinione di Rabbanan. E veramente lui non ha intenzione di consacrare Bain Tova, Bain Yafa, è solo consacra come un venditore. Bisogna considerare che colui che consacra è come un venditore che consacra Gaira. E la Gemara spiegherà più avanti che si tratta che il campo è consacrato e siccome questi alberi assorbono nutrienti dal campo, da dentro la terra, perciò ricevono anche e assorbono la santità del campo, perciò diventano santi loro stessi. Chiamola Maishna Mecher o Maishna Matana. Quella che differenza passa tra una vendita e un regalo? Abbiamo detto che la vendita è diversa, che Bain Ra, mentre invece da un regalo include tutto. Piresh Yuda ben cosa li fnei rabbi. Ze Piresh, Vese lo Piresh. Quello che ha spiegato e quello ha dettagliato. E quello che vende non ha spiegato. Che voilà. Ai Ze Piresh, Zero Piresh? Non è vero. Zero Piresh, Vero Piresh. E nessuno non ha spiegato. Ela perciò spiega che questo è quello che indubbiamente la sua intenzione.
זה היה לו לפרש, וזה לא היה לו לפרש. כי כולי כדידו רגלו, וכדא בעין יפה, לא נצסר כספיגי. ופצ'ו, non è necessario che lascia per sé il pozzo o la colombaia o il tino. E perciò i rabbini hanno deciso che ovviamente è incluso nel regalo e perciò non può più cambiare idea, non può indietreggiare e dire che non è incluso. Mentre invece uno che vende, vende solo perché ha necessità di vendere, perché ha necessità del denaro, perciò vende il minimo possibile, non vuole vendere tutto. E perciò vende bene va, non vende bene fa, come ho già menzionato. Ahu di Amarlehu, uno che stava moribondo, che diede ordine, apri le plani a Beta de Marsic Mea Gulfi. Se che, si vede che aveva alcune case, disse: date il regalo a un tale tizio, una casa che contiene che può contenere 100 barili. E Ishtakach dava Marzik 120. Ci fu tra le sue proprietà, c'era una casa che conteneva 120 barili. E perciò come questione come bisogna decidere se quello è in questa casa gli può essere data questa casa, benché è più grande, oppure no. Amasutra vuol dire che mea amarlei, mea vissin lo amarlei, disse solo 100, non disse 120, perciò non può, non si può dargli questa casa. La vasci amare invece, milot na, l'abbiamo forse studiato ovviamente, vogliamo morire in bemocher, avevamo tema tana, et kulan. Non tiene Tkulan, che uno che dà in regalo dà tutto. E perciò Alma, mandi ai matana, bagna fai ai. Achename, mandi ai matana, bagna fai ai. Perciò uno che dà in regalo dà generosamente, perciò non è un problema, anche se questa casa è un po' più grande, gli si può dare questa casa perché lo dà comunque, dà tutto generosamente. E benché non menzionò esattamente la misura della casa. E non è che disse non di più di ciò. Mi stata Mishnah, ma dice Tosadeh, se uno santifica il campo, Igdish, Kula, e Rav Shimon dice, è muovere, eccetera. Amar Rabbuna, אבא כדבר רבנן, הקונה שנראינו בתוך של חברו, הרי זה לא כאן הקרקע. ציונה פיסטו דוי אלברי, אל קמפו די בנטיטורי. הרי זה לא כאן הקרקע, נונה פיסטו אל טרנו טרלי אלברי, אל נפולי די אלברי. כפי דקונטי, אונה ביזוניו דו ספציו פר פוטר, דיצ'אמו פר פוטר הקולי ריפרוטי דלי אלברי. Comunque, siccome non acquistò il terreno, non, se questi alberi nel futuro appassirebbero, non può dirgli voglio piantare altri alberi, invece il padrone può dire prenditi i tronchi e vattene, non ti permetto di piantarne altri. Però se Mahar Karka Veshir Shneinanot Lefanav, però se al contrario vendete il terreno, però trattenne per sé due alberi, Yeshlo Karka, il padrone del terreno che vendete, possiede il terreno tra gli alberi e anche sotto gli alberi. E perciò, se questi alberi nel futuro appassirebbero, può piantarne altri. Poiché quando vendete, vendete ben ra, vendete, trattenne per sé quello che è bisogno per se stesso. E veramente abbiamo detto che Rabbi Akiva dice che Amukher ben yafa Amukher e non ben ra, come in questo caso. Comunque dice Kamala, anche secondo Rabbi Akiva, Davda Amukher ben yafa Amukher,
animi di Gabriel Bolveduto. Cioè, veramente ciò che serve che è incluso, questo riferisce a un pozzo e una cisterna, dello Kamak Hashevara che non danneggiano il terreno. Aval, Ilanot e Kamak Hashevara, però, alberi che danneggiano il terreno, poiché in fin dei conti non può piantare altri alberi vicino a essi perché questi alberi assorbono i nutrienti dal terreno e anche perché impediscono all'aratro di passare, che le radici li impediscono. E imita dello Shi'er, se vogliamo dire che non trattenne il terreno per sé, lei ma le accorre nel hash col vesel. Il nuovo acchiorente potrebbe dirgli prenditi se gli alberi, dopo che gli alberi appasserebbero, gli potrebbe dire prenditi i tuoi tronchi e vattene. E perciò siccome lui è il venditore, se lui si intrattiene per sé quello che lui vuole e perciò è attento di fare i propri interessi e perciò anche in questo caso Rabbi Akiva ammetterebbe che il venditore si intrattiene per sé. E la terra, il terreno, è accanto e sotto questi alberi. Shimon Omer, scusi, Tnan, Rassanatra Mishnah, Shimon Omer, Magdishta Sadeh, Rodish Ela Harum Urkav e Sadan Shikwa. Abbiamo già visto questa Mishnah. Vitani Ala, abbiamo studiato una breità riguardo a ciò. Amar Shimon, Matam, per quale ragione questi alberi sono più consacrati di altri oggetti come il pozzo, il tino e la colombaia. Poi la ragione è poiché, vediamo qui mi sa che poiché assorbono i nutrienti dal terreno che è santificato, è già consacrato. Perciò siccome assorbono i nutrienti che sono consacrati, perciò causano anche gli alberi di diventare consacrati. Perché in fin dei conti questi nutrienti che vengono assorbiti causano l'aumento del volume degli alberi, perciò c'è una parte aggiuntiva a questi alberi che sono i Kadesh. Visa Kadesh Mishaer, visto vogliamo dire che colui che in questo caso che consacra il terreno e vuole trattenere per sé una parte, dica anche, mi dà seca neanche. Ma se vogliamo dire che gli alberi, quando lui consacra, si consacra Vayin Ra, allora si trattiene il terreno per sé, perciò se il terreno gli appartiene a lui, quando questi alberi assorbono, assorbono ciò che appartiene a lui. E perciò, per quella chiedere a Gonà, per quella ragione, Rashomon dice che questi alberi sono santificati. Secondo Gonà, Rashomon, da Marco Rabbi Akiva, Rashomon dice questo perché lui è d'opinione come Rabbi Akiva, che a proposito Rabbi Akiva è il suo maestro. Per Amuna da Marco Rabbanà, mentre invece Rabbuna che dice che si trattiene per sé, che lui dice come Rabbanà, che quello che vende, vende Bain Ra, Chiamala, se vogliamo dire che Ravuna disse su di secondo che Rabbanan uscita, ciò è evidente, perché vedi conti come Rabbanan dicono che Moher Bain Ra, Moher si trattiene per sé, anche Ravuna dice così, si trattiene per sé, perciò è evidente che lui dice il suo din. Secondo Rabbanan, secondo Gemara, che veramente in Nafkamina c'è una differenza di Nafle Hadar Shatilu, che se gli alberi appasserebbero potrebbe piantarne altri invece degli alberi appassiti. Mentre invece secondo Rabbuna abbiamo detto che non lo può fare. Ma dal momento che passerebbero non potrebbe farlo. Perciò dice Kumara che no, che può farlo.
può cambiare gli alberi. C'è Gemara, prima si metla di Rabbi Shimon che Rabbi Akiva. Ma come fai a dire che Rabbi Shimon è l'opinione con Rabbi Akiva, Vatania invece è un'opinione con la Braita, il quale è l'opinione che Magdish lo fa Be'anya fa, abbiamo già visto questo, sappiamo già ciò. Vatania invece è un'opinione con la Braita, Igdish lo sai la note, mi matta a Saral Becea, a lei il Dio si attaccarca vedrai la noce venne. Se vi era un campo contenente tre alberi che erano distanti uno dall'altro e nella stessa maniera come un campo avente matà sarebbe già dieci alberi, si tratta sempre di alberelli giovani che sono distanti, equidistanti diciamo, in un Bezea. Bezea sono, è una, un campo avente 50 per 50 amot, ossia 2500 amot quadrati. E perciò ogni albero ha 250 amot quadrati, che devono essere distanti uno dall'altro per poter assorbire nutrienti dalla terra. Però se sono alberi maturi, allora sono tre alberi per un Bezea. E in questo caso se lui consacrò questi tre alberi e questo campo considerato Sdeilan, cioè diciamo è un frutteto, ma non un bosco. Perciò se consacrò il terreno, cioè consacrò il terreno, cioè il terreno è consacrato e anche gli alberi e i piccoli alberi che sono tra essi. Le fichar su potrebbe zera homer sorim e hamishim shekel kesef. Il din della Torah è che se un campo sdeh usa che è stato ereditato dall'inizio, da quando la terra fu distribuita a tempi di Yoshua da tutto il popolo ebraico, che sono un'eredità da quel tempo, e ha un din particolare che se lo consacrò lo può redimere e pagare solo 50 shekel kesef, shekel kesef, 50 sicli d'argento. Anche se il terreno vale molto di più. E un campo che si può seminare Bezera Homer Seorim, che è un Bet Kur Seorim, cioè la misura di un Kur di d'orzo, che ha una superficie di 75.000 amot quadrate. Perciò vediamo Bezea è 2500 e entra 30 volte in 75.000 a mol quadrato. Perciò se Pachot Mikan o Yoter Alken, se questo campo avente 10 alberelli avevano meno 10 alberi oppure erano più di 10 alberi, e che sono in questo caso sono destinati a essere sradicati perché danneggiano il terreno e gli alberi stessi perché hanno bisogno di nutrienti, e perciò che sono destinati a essere traslocati a un altro campo, o oppure che li consacro uno dopo l'altro, ma non tutti insieme, tutti, non simultaneamente. Rese lo igdish, lo accarco e lo italiano, dice bene. In questo caso nel terreno e negli alberi sono consacrati. Lefichak shu pode, podete la no, bishovien. Perciò quando lui redime gli alberi deve redimerli per il loro valore. Ossia nuovamente, se uno redime un campo normalmente, come visto Bezer Khone Sori Bhamishim Shekese, allora redime tutto il campo per 50 sicli. E non importa il valore del campo, anche se vale molto di più,
questo è il Demina Torah che viene dentro e solo con 50 shekel. E questo avviene subito dopo il Yovel, si consacrò e redime subito, perché se non redime subito, redime dopo, diciamo, alcuni anni, bisogna dedurre da questi 50 shekel kesef la parte proporzionale. Però non è esattamente così, è una parte in 48. Cioè, scusi, sì, una parte in 48. Sono 49 anni. E cioè una parte in 48 vuol dire che per ogni anno. Vuol dire che è una parte in 48 più un 49esimo. Che si chiama un pudione. In questo caso, come abbiamo visto, adesso lo dice, lo è attaccato e lo è l'anno ci viene. Né il terreno e né gli alberelli tra di essi non sono consacrati. Il faccio poter, potete la notte bisciovieni. Deve redimere per i valori degli alberi stessi. Ve lo od, che non solo se consacrò questi alberi, e questi tre alberi uno dopo l'altro, che il terreno non è consacrato, e la filo dice tra noi, dice la carca, anche se consacro gli alberi e il terreno, ci può dire, potete la noi, bisogna bene, cos'è, non può dire, bezzera come se orribile, come si dice, che deve redimere gli alberi per il loro valore, e dopo di ciò redime il terreno per il valore di 50. Homer Sorim 50 shekel kesef, cioè 50 sicli d'argento per questa superficie di terreno di 75.000 amot quadrati, oppure la parte proporzionale, se è meno o di più. Adesso ancora vuole capire, Mani, questa opinione che abbiamo appena visto, e secondo quale segue quale opinione? Il Rabbi Akiva, se è secondo l'opinione del Rabbi Akiva, Amar Mocher Vainia Fa Mocher, che vende gelosamente o col Shekel Magdish, e a maggior ragione che colui che consacra, consacra generosamente. Ma qui abbiamo visto, ma secondo l'opinione della Chiva, che uno che consacra, consacra generosamente, allora avrebbe dovuto, il din sarebbe dovuto essere che anche il terreno è consacrato, cioè non solo il terreno, e non solo il terreno, ma anche gli alberi. E perciò avrei dovuto redimere solo il terreno e gli alberi sarebbero stati già inclusi nel terreno. Invece questa parte non dice così. Dice che redime solo gli alberi. Vi Rabbanà, e se diciamo che segue l'opinione di Rabbanà, a Amre Mocher, u le Bain Ra Mocher, Aval Magdish, Bain Yafa Magdish, che è solo colui che vende Bain Ra, Bain Ra. Ma colui che consacra, consacra Bainia Fa, perciò avrebbe dovuto includere anche il terreno. E la Pshitra Bishimoni. Perciò bisogna dire che bisogna giungere alla conclusione che questa Braita segue l'opinione di Rabbi Shimon, che lui paragona Ekdesh, il consacramento, a una vendita, e che perciò non include diverse cose. E perciò colui che consacrò, per esempio, due alberi, non consacrò anche il terreno tra essi o sotto di essi. Rabbi Shimon, Aliba de Man. Adesso l'opinione di Rabbi Shimon segue chi? Ile Rabbi Akiva, Amar Mocher, Ein Yafa Mocher, Kolshe Ken Magdish, come prima vi ho detto. E la Pshita, Aliba de Rabbanan. Cioè bisogna dire che segue l'opinione di Rabbanan. Perché sa Rabbi Shimon, chi è che è Mocher, vai in Ra Mocher, Magdish Nami Vain Ra Magdish o Mishai Rara. Così come un venditore vende Vain Ra, che non include diverse cose, in questo caso anche colui che consacra, consacra solo ciò che consacrò, cioè gli alberi, e non consacra il terreno. Però secondo ciò è difficile conciliare l'opinione di Ravuna con l'opinione di Shimon, che Ravuna disse che se uno vendette un terreno e trattenne per sé gli alberi,
e che trattiene perciò anche il terreno degli alberi, sotto gli alberi e attorno agli alberi. E volevamo dire che questa è anche l'opinione di Hiroshima, non si può dire così, perché Hiroshima ha detto che se uno ha santificato, ha santificato anche il Harub e Shikma, che perciò sono santificati, abbiamo detto perché, poiché assorbono dalla terra, e perciò che, poiché la terra è santificata, cioè è consacrata, e perciò se è così, allora ciò non si concilia con ciò che dice Rabuna. Vela, diciamo, vabbè, votiamo da Vela Kashya, perciò abbiamo difficoltà, poiché abbiamo detto che la Braità dice che se consacrò due alberi oppure tre uno dopo l'altro, che la terra non è consacrata, e perciò Be'an Ramagdish, e perciò questi alberi non dovrebbero essere consacrati. E la ragione perché abbiamo capito che sono consacrati, poiché o il Bionchim Sdeh Ekdesh, poiché assorbono un terreno di Ekdesh, perciò risponde Kvara, era Rav Shimon di prendere la che amarlo. Veramente no, questa non è la sua opinione. Lui ha detto questo, ciò che lui ha detto riguardo a Harub e Shikma è solo secondo l'opinione di Ravanan. E lui disse, lei di secondo la mia opinione, che Echi de Mocher Be'ain Ra Mocher, Magdish Nami Be'ain Ra Magdish. Secondo la mia opinione, che sono uguali Mocher e Magdish, così come Mocher vende Be'ain Ra, così ugualmente il Magdish anche Magdish Be'ain Ra. Pishiur Meshaer e si trattiene per sé, e ciò che si trattiene, come per esempio il terreno. Però le ditchu, però secondo la vostra opinione, odule mia, comunque, ammettete comunque, dello ikdish ela harub murkav e sadana shikma, che consacrò solo il carobo e il sagomoro, poiché siccome consacra Braignafa, e perciò e consacra anche il terreno, e perciò loro assorbono il terreno sacro, e perciò sono inclusi anche nella consacrazione. Però non possiamo dire che è inclusa anche nella consacrazione un pozzo, un tino e un colombaio, una colombaia, poiché non fanno parte del terreno, poiché non sono, perché colui che consacra non aveva intenzione di consacrare queste cose, perché lui, bisogna dire che consacra solo ciò che lui esprime esplicitamente, ma non quello che è sottinteso, ma non è sottinteso perché non lo disse. E perché, dice Rav Shimon a Rabbanan, perché voi dite che è incluso più di ciò che lui disse? E che include anche il pozzo, il tino e la colombaia. Vanno lei Rabbanan, Loshna, Rabbanan rispose, no, non fa differenza. Sia queste cose, sia il carrubo, il sicoboro, sono tutti inclusi nella consacrazione. Perché uno che consacra, consacra, Bainia fa, generosamente. Così come uno che regala, lo fa generosamente, anche colui che consacra lo fa generosamente. E perciò si può dire che ciò che disse Ravuna, che colui che vende il terreno e si trattiene gli alberi per sé, sono due alberi, che trattiene anche il terreno sotto di essi. E si può dire che questa è anche se l'opinione della Vecchiva, poiché in fin dei conti abbiamo spiegato che Rav Shimon, lui è dell'opinione che colui che consacra non generosamente e si trattiene il terreno, e perciò siccome questo terreno gli appartiene a lui e non a Ekdesh, perciò il carobo e il sicomoro che assorbono nutrienti da questo terreno appartengono a lui e non appartengono a Ekdesh.
Chiamerà Bemayu Kimtala, come si può, Ukimta vuol dire la Amit, dire qual è la posizione e di ciò che abbiamo studiato. Poiché colui che consacrò due alberi o tre alberi uno dopo l'altro, che era Vishimon, se vogliamo dire che questo segue, ciò segue l'opinione di Vishimon, ma allora è Masefa, però non si armonizza con la parte finale di quella varietà che dice Rod e la Firoidish Ailanot. וחזר והקדיש את הקרקע, שוב פודה ופודה את הלנות בשמיים, וחוזר ופודה ואת זרע חום וסורים וחשים שבט כס. כולוי כ... כמי אמרו יסוג'ה. כולוי כקונסקרה גלי אלברי, דופו דיצ'ו קונסקרו איל טרנו, כואנדו סבורי רדימרי, דבי רדימרי גלי אלברי סקורטמנטה, איל טרנו פורדימרי סקונדו 50 shekel kesef per la superficie di Bet Kur Seorim, che sono 75.000 amot quadrati. Adesso chiede come va Veira Bishimon, però se vogliamo dire che questa varietà sia un opinione di Bishimon, allora c'è una difficoltà perché Lezi Betar Gideon, perché non diciamo che bisogna decidere che la legge è secondo il momento che lui vuole redimere, perciò adesso spiega. Venifricu agavaraio, de ashamino di Rav Shimon, de asil betar pidion. Pidion diciamo che lui redima solo il terreno e gli alberi sarebbero inclusi nel terreno, così come poiché era secondo Rav Shimon. Lui ha l'opinione che seguiamo il momento della redenzione e non il momento che lui consacrò. E siccome il momento che lui redime Be'ed Zera Chom Mesorim e 50 shekel kesef, per 50 shekelim. Perciò diciamo che sono inclusi, gli alberi sono anche inclusi. Adesso la Gemara dimostra, da dove sappiamo questo, che la Gemara vuole supporre che Rav Shimon opinione che seguiamo il momento del pidyon, della redenzione. In dettaglio abbiamo studiato la varietà e riguarda un terreno Sde Ahuzah, un terreno che uno ereditò, tutte le generazioni ereditarono da quando gli ebrei conquistarono Eretz Canaan e ognuno ricevette la sua parte. E adesso dice, spiega, Minani lo che ha sedem me aviv, Vig di Shav Hakach met aviv, Minani si trefana anche Sde Ahuzah. Da dove sappiamo che uno che acquistò un terreno dal proprio padre e dopo di ciò lo consacrò, e dopo di ciò il padre morì e perciò lui diventò l'erede, da dove sappiamo che è considerato come Sde Ahuzah, come un campo Sde Ahuzah, campo ancestrale che ereditò dagli antenati e non è come un terreno che bisogna redimere per il proprio valore, ma si redime solo per 50 scalini. E dove sappiamo ciò? Talmud Lomar, perciò dice la Torah, Vimez demiknato asher lo misdeh usato, poi dice verso di Yakdish. E perciò interpretiamo che Sadeh Shena Reuia Shene Reuia Liot Sde Ahuzah, che la redenzione è secondo nel momento della consacrazione, che lì deve pagare il valore intero del campo. Mentre invece è escluso Yatztazo, è incluso questo campo, che è un campo Sde Ahuzah, che deve redimere solo per 50 sicli. Sheruya li Yot Sde Ahuzah, poiché in fin dei conti, Bet
benché diciamo che lui acquistò il terreno dal padre, e adesso il padre, e dopo lui consacrò il terreno, potremmo dire che ormai il terreno è consacrato e non è più sotto il controllo del figlio, non è più un campo ancestrale, dovrebbe redimere il proprio valore, ma non diciamo così, diciamo che invece sì, è un campo ancestrale che redime per 50 sicli, che come ho detto, che benché lui consacrò prima che il padre morì, e perciò lui veramente non ereditò il campo perché ormai era già consacrato, però in fin dei conti ereditò sì il diritto di poterlo redimere perché, secondo un campo ancestrale. E perciò Talmud Omar, Vim Sde Mikrato, Asher Lo Mizde Achuzato, Yekdish, che Sadeh Shein Ruya Liot Sde Achuzah. Sì, questo, quello che dice il verso, cioè Lo Mizde Achuzato, Yekdish, questo è un campo normale, però Yatzta Zo, per questo caso, è escluso. Shruya Liot Sde Achuzah, perché questo campo è idoneo di essere Sdeh Ahuza, poiché Finicanti fu ereditato. E perciò eredenta secondo il valore di 50 sicli e non secondo il vero valore, che può essere molto più alto. Di Rabbi Uda Rav Shimon, invece Rabbi Meir Omer, Inale Lokeach Sadeh Me'aviv Umet Aviv. ואחר כך הקדיש מנין שתהיה לפניו בשדה אחוזה. סקונדר ממאיר, כמו כקוסטור אל טרינו דל פאדר. ודו פיצ'ו אל פאדר מורי, אדסו לואי ירדיתו אל קמפו, ודו פדיצ'ו לואי קונסקרו, פיצ'ו אל קונסקרטו כואנדו אל קמפו ירד ג'סוו. אין קוסטו קאנטוס, קוסטו קאזו סולו רב שמעון, סקוזי רב מאיר דיצ'ה מנין שתהיה לפניו בשדה אחוזה. דו סקאמו אין קוסטו קאזו אי קום בשדה אחוזה. תמול אמר, ואם מצדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו. פוזיציה ורסה, שדה שאינה שדה אחוזה, וקמפו כנונה שדה אחוזה, מה בנסי אה וקמפו קונסקרטו, quello è un campo che deve redimere per il valore reale, effettivo, il valore alto, diciamo. Mentre invece Yatzazo, questo caso che abbiamo appena menzionato, Shisdeh Ahuzah, che è invece uno Sdeh Ahuzah che può redimere per 50 sicli. Vedo Rabbi Uda Rav Shimon, loro discutono con Rabbi Meir e dicono che Echad Emet Aviv Achakach Igdisha Lo Tzerekra. Questo caso che dice Rabbi Meir, che lui acquistò dal padre, dopo ciò il padre morì, dopo ciò lui santificò. Non è necessario un verso per tale caso, poiché chi zechgra, in questo caso è evidente, però chi zechgra, però il verso necessario è digdisha v'chakach met aviv, che se lui consacrò prima il campo e dopo di ciò il padre morì, in questo caso potremmo dire che questo campo è santificato completamente e loro non hanno nessun diritto su questo campo. Menaneu, da dove sappiamo che se lui santificò e dopo di ciò morì il padre, che è considerato come Sdeh Ahuzah. Ema Ikra, se non parliamo da quel verso, Ema, detto Rabbi Meir, udeata, e questo verso è venuto a insegnare ciò che ha insegnato Rabbi Meir. In caso che il padre morì, dopo di ciò lui lo santificò, e che questo campo è un campo Sdeh Ahuzah. E là, perciò bisogna dire che Mishum De'Azli Betal Pidyon, che Rav Shimon è dell'opinione che seguiamo il momento del Pidyon, della redenzione, cioè che il momento della redenzione è il momento decisivo. Poiché quando lui consacrò e dopo ciò morì il padre, benché veramente potremmo dire che
è già consacrato e non è più collegato con lui per il fatto che sia, che abbia questo vantaggio, che sia Sdea Husan, che deve redimere per un valore minimo, diciamo. Ma non è così, perché vedi conti, lui si può, siccome lui può redimere, e perciò è sempre ha questo vantaggio, questa caratteristica di essere Sdea Husan. Questa questione è, che abbiamo studiato, che se redense, diciamo, ogni albero separatamente, quei tre alberi che deve redimere, gli alberi separatamente e il terreno separatamente, perciò deve pagare di più. Mentre invece qui, se diciamo che andiamo secondo Salpidion, cioè che il momento decisivo è il momento della redenzione, lo dovremmo dire che tutto va assieme, che il terreno e sarebbe, se lui redime il terreno, redime anche gli alberi. Non bisognerebbe redimere gli alberi separatamente e poi il terreno. Perciò dice Ragmarà che non è così. Amar Nachman Bitzchak, Leo Lamber Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, lo altri metapicanti, veramente no, che Rabbi Yehuda e Rabbi Shimon non seguono questo principio di Bital Pidyon, che il momento decisivo è il momento della redenzione. Vyachakra Ashkechu Vedarush, che veramente c'è un verso che loro sposero, che, e perciò dicono così. Imken, se secondo l'opinione di Rabbi Meir, che solo se prima prima consacrò e dopo diciamo morì il padre, in questo caso è Sdea Husan, ma non al contrario, allora Lechtov Kra, il verso avrebbe dovuto scriversi differentemente. Il verso diceva Im Sdea Husa Mikato Asher Lo Husato, che in Ami, o il verso avrebbe dovuto scrivere Asher Lo Sdea Husato, perché dice Misdea Husato, dice Misde, ciò che è Mai Asher Lo Misdea Husato. Misde vuol dire dal sade, cioè dal campo. Perciò se dici dal campo intende dire che è una parte del campo, perciò conserva tuttavia una caratteristica del campo. E perciò spiegano Rabbi Yehuda Rashimon che Echen Arroyali Yorot Sade, Sdea Husa, che questo è un caso, che in questo caso è un caso di Sdea Husa che deve essere redento per il valore pieno, il valore completo, però il caso che Yastazu, che quando lui consacrò e poi morì il padre, che questo è Reuyalio Sdea Husa, che è degno di essere, cioè ha la caratteristica di essere Sdea Husa nel momento della redenzione, e perciò viene redenta con un campo Sdea Husa per 50 sicli d'argento e non per il valore intero. Adesso la Gemara porta due casi che non sono completamente rilevanti al nostro caso. Amar Buna, Kharub Murkav Sadari Shikma, Turati Lana Lavi Turat Karka Lav. Il carubo in stato e il sicomoro tagliato hanno una natura duale, come la luce, che ha una natura corpuscolare e una natura ondulatoria. E adesso spiega. Turati lana lav. Adesso c'è da sapere che se uno vende tre alberi, deve dare la terra assieme con gli alberi. Se vende due, allora non deve dare. Adesso dice, Turati lana lav, Deha dagdish ozabin shnei lanot, vehai, yeshlo karka.
se uno consacrò o vendette due alberi normali e uno di questi due alberi, il sicomoro, il carubo, riceve anche il terreno sotto esso. E a parte ciò ha un'altra caratteristica che anche Torat Karkala, che il carubo o il sicomoro sono considerati come terreno, nel senso se uno vendette un campo e viene un sicomoro o un carubo, non sono inclusi nella vendita perché sono così importanti che sono come un altro terreno e un altro pezzo di terra e non sono inclusi nella vendita. Però si può dire che non sono talmente importanti che si unano a altri due alberi per conferire la terra all'acquirente o all'ekdesh. Un altro caso, Vamma Ravuna, Omer Sheshbo Se'ataim, Torat Omer Alav e Torat Gadishalav. Un covone che ha un volume di due sea, un sea è quasi 8 litri. Perciò sono quasi 16 litri di volume, che è ingente perché non pesa molto, però come volume è enorme, in altro senso è abbastanza difficile alzarlo. E ha l'aspetto di Homer, di covone, e ha l'aspetto di un pagliaio, di una bica. Adesso spiego. E prima di continuare voglio solo spiegare che generalmente c'è una mitzvah mina Torah di mitzvah shikhecha, che se uno si scorda un covone nel campo o un covone, cioè due covoni uno sull'altro non sono shikha, no, i poveri non possono prenderli, rimane proprietà del contadino, mentre invece due covoni separati sono shikha. Adesso c'è un'altra cosa, che un pagliaio non si une a un altro covone per rendere shekhar, cioè perciò se c'è un pagliaio, adesso se ci sono due covoni separati sono shekhar, i poveri possono prenderli. Se ci sono tre covoni no. Da dove si sa che sono due se'ah? Poiché la Torah dice lo tashuv lekachto, non tornerai a prenderlo. E due se ha un covone avente un volume di due se ha, una persona normalmente non può alzare, perciò non è soggetto alla legge di lotta sulle cartopi, che non tornerai a prenderlo, perché un covone talmente voluminoso non può essere preso. Adesso, come ho detto, un covone, scusi, un pagliaio non è considerato covone. Nel senso, se vi sono due covoni separati e un pagliaio, i due covoni sono shekhar, e perciò i poveri possono prendere, perché il pagliaio non si une a questi due covoni, però un covone avente un volume di fino a due sea, non di più naturalmente, quello è il limite, si une agli altri due covoni per impedire ai poveri di prenderli. È quello che dice qui. Torat Omer Alav ha la legge di un covone. Dishnei Omarim Shechecha. Shnei Behu Enan Shechecha. Due covoni separati sono Shechecha, che i poveri possono prendere. Però due e questo Behu, cioè il covone avente due sea di volume, e Nanshika non sono, si unisce a questi altri due covoni e non sono Shekhar, per impedire che sia preso dai poveri. E oltre ciò, Torat Gadishalav ha la caratteristica di un covone, di Tnaim, perché abbiamo studiato la Mishnah, Omer Sheshbo Se'ataim, Shekhar en Shekhar, che un covone avente volume di due sea, se l'è scordato è considerato un pagliaio e perciò non è considerato shekhar. Perciò abbiamo visto, da un lato è considerato come un pagliaio, come una bica, però che non può essere preso di sé,
se era da solo, diciamo, però si unisce agli altri due per renderli proprietà del contadino, che non possono essere prese dai poveri. Interessante che questa mitzvah di Shechachah è l'unica mitzvah nella Torah che uno compie inconscientemente, involontariamente, inconsapevolmente. Amar Rav Hana, Amar Reish Lakish, Charuv Amurkai V'Sadan Shikma, Banu Machloki, Rav Menachem, Rav Yosef, Rav Aram. E questa è la stessa disputa come Rav Shimon e Rabbanan, se sono consacrati oppure no. Che Agmarà vedeva Machloki e Rav Shimon e Rabbanan, perché la Gemara non dice, cioè Reish Lakish non dice che la disputa non menziona la disputa di Rav Shimon e Rabbanan. Risponde a Kamashmana per insegnarci che Menachem Rav Yossi che Rav Shimon Masvirale, che lui è dell'opinione come Rav Shimon. Adon Allah amo chelet al bayit amo chelet Adon Allah amo chelet al bayit Adon Allah amo chelet al bayit Mitzvah Shem Bineder. Continuiamo un po', leggiamo la prossima Mishnah. Amo chelet Asfinah Machalit Atonim Vita Nes Vita Ogin Vita כל המנהיגין אותה, אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופים ולא את האנטיקי, בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה, הרי כולנו יכולים. תרמיה מוקי, קשה בבנדיקה, אבי דיה תותו צ'וק דזידרה אילבוס אל קורא, גראצי.